Allora, Berardinelli, complimenti innanzitutto, prima rete, ce la descrivi? Grazie, grazie mille. Daniele è molto, molto bravo a calciare i calci d'angolo, ho scelto bene il tempo e è stato fortunato a trovare la palla, ecco. È stata l'Arese che ha deciso la partita, una partita molto sofferta, che ha richiesto tante, tante energie a voi. Ma noi facciamo dello spirito di gruppo e del sacrificio la nostra forza, quindi siamo abituati a soffrire e siamo contenti di aver portato a casa i tre punti. Tu stai vedendo tanto che definiamo turnover, questa è una rete che praticamente ti gratifica per tutti questi sacrifici che stai facendo in allenamento e questa poca disponibilità, cioè non disponibilità, scusa, mi sono espresso male, questa poca presenza durante le partite, no? Perché il mister ti sta alternando, ti alterna spesso. La squadra si allena tutti al massimo e tutti credono nello stesso obiettivo, quindi è giusto che ci siano delle rotazioni, noi siamo tutti pronti e si vede in campo. Grazie a lei. Questi continui cambiamenti anche durante la partita del modulo, no? Voi come vivete questi cambi? Noi siamo pronti a tutto, alla fine la cosa che ci accomuna è lo spirito di gruppo e questo funziona con qualsiasi modulo, ecco. E tu dov'è che ti vedi me? Perché adesso hai fatto anche l'esterno, no? Giocato in mezzo, qual è il tuo ruolo ideale e che modulo ti piace di più? Beh, sicuramente in mezzo al campo, centrocampista 2, centrocampista 3 è il modulo che preferisco. Ma lì cambia niente a 2 o 3 per te o no, hai una preferenza? No, differente. E il colpo di testa è una tua specialità oppure è la prima volta che segni? Beh, il primo gol che faccio nei professionisti, quindi specialità non lo so. No, ma dai settore giovanile così come... No, dai, di testa sono sempre stato abbastanza bravo. Prego, ci sono altre domande? Posto così, grazie.